Allora, io mi chiamo Simone Di Gaetano, sono titolare dell'azienda Fonte di Foiano a Castagneto Carducci in provincia di Livorno, in località Lamentano. Noi siamo un'azienda giovane, è una conduzione familiare, questa azienda è stata costruita dai nostri genitori nel 1979, venendo via dalla Lombardia per una scelta, diciamo loro, di non stare più in città ma di stare a contatto con la natura. Sono venuti qui, si sono innamorati di questa zona dove non c'era assolutamente nulla, era tutto distrutto. Mio padre e mia madre, con grandi sforzi sia fisici che anche economici, piano piano da una collina che era rovis hanno fatto diventare veramente un'azienda bellissima. Queste piante qui le hanno riprese, le hanno mandate in produzione. Poi nel 1999 io e mio fratello Paolo Di Gaetano abbiamo deciso, dopo aver finito gli studi, di prendere in mano l'azienda. Già noi si lavorava in azienda, si studiava e si lavorava, quindi siamo nati in mezzo agli olivi. La prima cosa che abbiamo deciso nel 99 è di puntare sulla qualità del prodotto, ok? Di lasciare stare la quantità, di puntare sulla qualità. E a quel punto noi avevamo circa 6.000 piante di olivi come totale. Abbiamo iniziato a fare degli investimenti, cercando anche dei terreni in affitto. Adesso noi abbiamo circa 25 ettari di terreno, tutto completamente olivi. Noi nella nostra zona Castagneto Carducci siamo l'unica azienda che ha puntato sull'olio extravergine d'oliva. Cos'è successo? Noi fino al 99 avevamo vari frantoi, siamo passati da un frantoio tradizionale a un frantoio moderno. L'ultimo frantoio moderno era l'Alfa Laval, e dove si faceva anche un lavoro di conto terzi, cioè io lavoravo sia le mie olive che le olive conto terzi, ma la qualità non arrivava e si presentava l'olio ai vari concorsi, era sempre bocciato, le guide più importanti al mondo non eravamo mai presenti, quindi c'era qualcosa che non andava sia sul piano lavorativo nei campi ma anche sulla frangitura. Cosa è successo? Sono passati gli anni, siamo arrivati nel 2009. È successo che c'era un bivio da scegliere: puntare sulla quantità come abbiamo fatto finora, soddisfazioni zero, l'olio non prendeva i mercati, cioè veniva bocciato in quasi tutti i concorsi. Allora abbiamo deciso di cambiare proprio svolta della lavorativa, puntare sull'alta qualità. Puta caso, in quel momento c'era il PSR, Piano di Sviluppo Rurale. Che cosa è successo? Questo PSR, abbreviando, ha dato la possibilità a noi giovani di cambiare completamente. Quindi abbiamo venduto il vecchio frantoio che avevamo, abbiamo messo un frantoio aziendale. È stato un grande cambiamento. Il frantoio aziendale l'abbiamo comprato a Tavernelle Val di Pesa da un certo Giorgio Mori, che è stato veramente una grande persona perché ci ha aiutato a fare l'olio buono, cosa che non ci riusciva. E abbiamo investito, siamo andati dai più grandi, abbiamo preso le guide in mano, abbiamo guardato gli oli che vincevano sempre e siamo andati a conoscerli, a imparare il lavoro. Cos'è successo? Nel giro di nemmeno di 4 anni, da essere degli sconosciuti, perché questa è la realtà, ora siamo una delle aziende, tra le aziende più importanti al mondo sull'olio di qualità. Non è finita, l'altra cosa del PSR ci ha permesso di avere uno stoccaggio dell'olio. Abbiamo comprato dei tini in acciaio eccezionali, dove ci sono delle valvole che utilizzano il sottovuoto. E anche lì cosa vuol dire? Conservazione massima, cioè io vendo al cliente un prodotto che è stato mantenuto al meglio grazie a questi tini d'acciaio e grazie a queste valvole. E tutto questo ci sta portando a un lavoro di alta qualità.